In the morning, girlfriend, you know you will have known me. And high on a hilltop, up on a hot rock, you own me. You got the right size, pepper shaker, come on, let's get our wheels on. But you give me pause. Quasi pronta la cena, papà! Può essere duro morire a New Orleans, ma se muori e fai ritorno, chiami me, Dylan Dog. O almeno una volta era così. Un tempo le proteggevo tutte le creature della notte. Quei mostri coi denti affilati che pensavate fossero solo nei film. Perché? Perché sono reali. Sì, lo so cosa pensate. Lo pensavo anch'io. Ma guardate bene chi vi sta intorno. Quel mendicante che vi chiede qualche spicciolo. Il vostro vicino di casa, il vostro migliore amico e, perché no, forse anche la vostra ragazza. I non morti sono tra noi, nascosti in piena luce. E un tempo ero il confine fra voi e loro. Il tappo nella bottiglia, la linea sottile tra luce e tenebre. Ma poi tutto è cambiato e ho scoperto che non c'è un solo modo di essere morti. Il tuo cuore può continuare a battere, ma a volte è solo apparenza. Ma i mostri mangia uomini non sono più un mio problema. Sono passato a una clientela molto più tranquilla. Rovinare la vita agli altri e di farla franca. È troppo presto. Cosa? Una pistola puntata in faccia è già scioccante. Meglio aspettare un po' ad alzare il cane. Solo se la vittima non è abbastanza spaventata. E invece tu l'hai già fatto. E adesso che fai? La scuoti un po'? Visto, non è molto efficace. Ma se tu armi la pistola al momento giusto, boom, allora è un bel crescendo.
È così, amico mio, che funziona il gioco. Va bene. Allora, perché sei qui? Per ficcarti una pallottola in testa. Non riesco a capire. Dovrei rinfrescarmi le idee, grande capo. Chi hai detto che sei? Ah, right. Sei quello con la tipa che urla. Sì. Quelle fotografie saranno la mia rovina. Le quattro camere da letto, i cinque bagni, la piscina, il campo da tennis e la Mercedes classe S. Non è mai carino quando muore l'amore. E tu che cosa ne puoi sapere? Credo che tu ti sia perso qualcosa in queste foto. Dovresti guardarle meglio. Sì, lo vedi qui. Cosa mi sono perso? Oddio! Mi hai rotto il naso! Sta calmo, bambinone. Non è rotto. Ora, so che sei arrabbiato con me, ma io ho fatto solo il mio lavoro. Eri tu che ci davi dentro con la segretaria. Assistente esecutiva! Quello che fai del male. Paghi la penale. Ma... no! Mia moglie mi ha tradito per prima. Addio! Non ti serve una vendetta. Ti servono le prove. Registrazioni, fotografie, un video se possibile. Io prendo 2,50 al giorno più le spese. Hai il libretto degli assegni con te? Accetti carte di credito? Dylan, scusa, ma quello aveva una pistola? Tieni. Che cos'è? Vedrai che ti piacerà, ci aiuterà a stare al passo con la concorrenza. Marcus. Dylan, senti, ci sono tre punti chiave nella vita e negli affari, ok? Io li chiamo DIG, sono desidera, impara e guadagna. Devi piantarla di guardare le televendite, capito? Sì, e tu ti devi evolvere, amico. Mi dispiace, è in atto una rivoluzione, è arrivato il digitale, va bene? In giro per il mondo la pellicola è considerata da museo. Come piace a me. Ah, ho usato la tua carta di credito, spero che ti piaccia. Eh? Ehi, hai pensato alla discussione di un paio di settimane fa? Che ne dici? Dylan, senti, no, io non mi sto lamentando. Aprire la tua posta e sviluppare i tuoi rullini preistorici è già uno spasso. Ma, se, francamente, posso fare di più. Posso fare molto di più, ok? Pensavo che si trattasse di casi di vita o di morte, non di corna e di frodi assicurative. Voglio occuparmi dei casi, non voglio occuparmi della casa, fare il domestico. Voglio essere il tuo socio. Marcus, te l'ho detto. Non posso avere un socio. Mi dispiace. No, non importa, ho capito. Ehi, parlando di mariti e di mogli con le corna, ecco le foto di Collins. Oh. Sì. Wow. Ma si può fare, anatomicamente. Sì, non sai in cosa ho dovuto strisciare per fare queste foto. Oh, ehi, ci ha cercato una donna, chiamava dal Garden District, dice che ti deve parlare. Grande. Hai sentito? Ah, no, cosa? È il suono, amico mio, del nostro compenso che aumenta. Il Garden District di New Orleans, dove i ricchi vivono nel lusso, o in questo caso muoiono nel lusso. Ci presentiamo bene. Forse è il momento di darla via. Ehi, è un classico. Do via prima te di lei, chiaro? Sì, certo, sì. Li conosci quelli? In un'altra vita. La prima cosa che impari sui casi nei quartieri alti finiscono sempre nei bassi fondi. Se avessi saputo dove mi avrebbe portato questo, l'avrei rifiutato in un lampo. Ma sapete cosa dicono sul senno di poi? Ormai sei fregato. Salve, posso aiutarla? No, quello lo faccio io. Sono Dylan. Non so bene come procedere. Non ho mai incontrato un investigatore privato. Beh, intanto ci dica perché siamo qui. Mio padre... Provo a indovinare. Ha mollato la famiglia. È stato ammazzato. E non lo avrebbe mai fatto. Quindi ce l'ha davanti la famiglia. Le mie condoglianze. Allora, cosa dicono i nostri amici in divisa blu? No, non mi hanno nemmeno voluto ascoltare. Non vogliono credermi, non credono alla mia storia. Sono qui fuori solo per convincere i vicini che sono al sicuro. Cosa? E perché noi dovremmo crederle? Dopo il funerale, il prete mi ha dato questo.
Nessun battito, nessun problema. Non mi occupo più di quella roba. Scusi per il malinteso. Marcos. Insomma, cosa è successo? Mio padre è stato ucciso da una specie di mostro. Dopo un trauma la mente può fare brutti scherzi. Ma non mi dica stronzate, l'ho visto con i miei occhi. Era enorme, ricoperto di pelo, con degli artigli giganti. Mi dispiace, ma non ha bisogno di un investigatore. Sapevo che era un buono a nulla. La contatteremo, ci dispiace per suo padre, grazie per averci chiamato. Cazzo, Dylan, ma che stai facendo? Quella ragazza è nei guai. No, quella è i guai, non è un nostro problema. Suo padre è morto, è traumatizzata. È tutta sola, le serve il nostro aiuto. Basta, Marcos, argomento chiuso. Ok, ferma, ascolta, aspetta. Va bene, Dylan, ascolta. Questo è il primo vero caso che vediamo da anni. Ok, qualcuno a cui serve davvero il nostro aiuto. È esattamente di questo che parlo, una cosa diversa. Una cosa migliore, non è quello che vogliamo. No, io no. No, tu no. Perché le cose nella vita non migliorano, va bene? O rimangono come sono o peggiorano. Fra 5, 10, 20 anni io voglio che i miei giorni siano sempre uguali. Ecco il mio piano. Ci vediamo domani. Ottimo piano. Oh, bene, va bene. Sì, ci vediamo domani. No, io preferisco andare a piedi, grazie. Nessun battito, nessun problema, ma che? Non ha neanche senso logico. Corpus House, il locale più in della città. Un covo di vampiri dove puoi trovare la nuova droga che tutti vogliono. Ti tiene sveglio tutta la notte, ti dà la forza di 10 uomini, ti dà la sensazione di essere immortale. Solo ai vampiri può venire in mente di vendere il loro sangue come giostra del brivido. Quanto? 4,50. Ne hai già presa abbastanza. Lo so io quando ne ho abbastanza, ok? È stato ucciso un licantropo ieri notte. Un importatore di nome Alfred Ryan. Un civile. La gente muore, Lorca. Fattene una ragione. Questo è diverso. A quanto pare i lupi al porto hanno fiutato qualcosa importato clandestinamente dal vecchio mondo. Il cuore. Va ad indagare. Che branco di respiranti. Ehi, fulminato, la festa è finita. È appena cominciata. È il momento di andare in panchina. Vai, DJ. Ehi, Dylan. Ehi, amico, volevo chiederti scusa per prima. Non avrei dovuto dire quelle cazzate. Insomma, non sono affari miei e sono andato un po' oltre, perciò... No, scusami. E sono sicuro che hai ragione. Probabilmente è soltanto una pazza, una a cui manca una rotella. Di che parlava, poi, comunque? Una specie di grosso bestione con delle grosse zanne... Thank you.
Marcos. Marcos. Va bene, vediamo di che si tratta. Dio santo! È una mia impressione. Sembra che qualcuno gli abbia dato un bel morso. Mi scusi. Con tutti i cadaveri che ho visto, potreste pensare che ormai ci fossi abituato. Ma non era così. Marcos era mio amico. Credevo di aver lasciato il passato alle spalle, ma a volte il passato rimane in agguato e si catapulta nel presente. Era ora di rimettersi al lavoro e di corsa. Hai detto che ero pazza. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Hanno ucciso il mio amico ieri notte. Oh, mi dispiace. Chi può essere stato? Non chi, ma cosa. Qualunque cosa fosse non era umana. Sorvegliavano la tua casa, non volevano che mi occupassi di questa indagine. E invece te ne occuperai? Può darsi. Cosa ha ucciso mio padre? Un lupo mannaro. Un lupo mannaro? Non sono solo una leggenda. Sì e no. Non sono solo nella casetta della nonna nel bosco. O solo a Londra. Sono qui, in città. Vivono e lavorano tra noi. La maggior parte sa controllare la trasformazione. Tenere a freno la bestia che ha dentro, ma a volte la bestia si libera. E succede, beh, questo. Che lavoro faceva tuo padre? Si occupava di importazioni. Non so cosa troverà in casa. La polizia ha controllato dappertutto. Anche sugli alberi? Sugli alberi. I lupi mannari amano usare gli alberi. I primi casi di licantropia sono avvenuti per lo più vicino a delle foreste. Giuda Ballerino. Tecnica avanzata. Indagare i non morti è vecchio stile. Questo pelo è di un licantropo femmina, fra la seconda e la terza muta. Quindi avrà più o meno 18 anni. Quel coso era una donna. Quel coso era una ragazza. Quelli che sono? Campioni di pelliccia. Il modo più comune per diventare un licantropo è l'ereditarietà. Come una disfunzione genetica si passa di genitore in figlio. Queste famiglie, come tutti i branchi di lupi, hanno dei colori identificativi nel manto. Abbiamo 4 clan di licantropi in città. E sono territoriali come la mafia. La ragazza appartiene a uno di loro sicuramente. Maledizione. Che c'è? Ma che ti prende? Il mattatoio Cisnos. Gestito dal clan Mannaro Cisnos. Speravo di sbagliarmi nel sospettare che fossero coinvolti. Io e Gabriel ci conoscevamo da un bel po'. Ma sapete cosa dicono del pelo di un lupo mannaro? Non mente. Il problema con i licantropi è che non prendono molto bene un'accusa di omicidio. Specialmente se l'hanno commesso. Thank you.
Solo 4,5 kg. Dovresti venire a ficcare il naso. Qualcuno potrebbe farsi un'impressione sbagliata. Allora è una fortuna che io sia l'unico qualcuno qui. Come va la famiglia Gabriel? Oh, una meraviglia, grazie per l'interessamento. Ti rendi conto di cosa significhi il fatto che tu abbia varcato di nuovo quei cancelli dopo quello che è successo? Adesso ti chiamano la chiappa mostri. Devi essere davvero molto coraggioso o completamente pazzo per tornare al tuo vecchio lavoro. Non preoccuparti. Non ho cambiato idea. Solo un ultimo caso. Un omicidio. Un umano. Di nome Alfred Ryan. Alfred Ryan? Alfred Ryan, questo nome dovrebbe avere un significato per me. Non saprei, dimmelo tu. Un membro del tuo clan l'ha ammazzato. Se accusi uno della mia famiglia, tu accusi me. Dovresti saperlo o sei così diverso dall'uomo che conoscevo una volta. Io ho tenuto le distanze. È il tuo mondo che mi ha stanato. Una persona a cui tenevo è morta. Un'altra. Mi dispiace. Lei è Mara. Quanti anni ha? 17. Deve essere già alla seconda muta. Attenzione, ragazzo. Solo per rispetto al nostro passato. Non ti uccido subito, qui e ora. Meglio che tu vada. Gli altri potrebbero non mostrare tanta comprensione. Cassandra era una bellissima ragazza. Quello che le è successo è stata una tragedia, ma io non credo che avrebbe voluto questo. E che cosa sarebbe questo? Che tu risvegli dei vecchi fantasmi in suo onore. Cassandra. Non sentivo pronunciare il suo nome da un pezzo. Saresti dovuto tornare. Non sei più benvenuto qui, porcellino. Wolfgang, sei ancora arrabbiato per l'ultima suonata. Mio padre non avrebbe dovuto mettersi nei guai coi puro sangue per te. Avrebbe dovuto lasciarti andare all'inferno. Sei solo un lurido respirante. Picchi come un vampiro. Sai da quanto non assaggio carne umana? Dicono che non possiamo più farlo, ma le regole sono fatte per essere infrante. Sento, non andate d'accordo, vero? Dopo la chiacchierata con Wolfgang, sono andato a sbirciare all'indirizzo che avevo trovato da Gabriel. 4 kg di carne era una consegna piuttosto magra. Forse era per una sola persona. Forse per qualcuno che si nascondeva. E infatti, ho centrato il bersaglio. Ho trovato il mostro che ha ucciso il padre della mia cliente. Mara. La cattiva notizia è che si trattava di Mara, la figlia di Gabriel. Non è un morso di un lupo. Thank you.
Solo all'inizio. L'hanno torturata prima di ucciderla. È giusto così? No, non è giusto. Devo sapere perché. Ma che cosa stai dicendo? Quel mostro meritava di morire. Non rispettano più i limiti. Questo può scatenare una guerra. Ora devo sapere cosa faceva tuo padre. No, ora tu mi ascolti attentamente. Ti ho già detto tutto quello che so. No, tu devi ascoltarmi. Parlo di una guerra che non ti faranno vedere in televisione. Sarà qui, nelle strade, e sarà all'ultimo sangue. E quel sangue molto presto li riporterà qui da te. E quando succederà, nessuno potrà salvarti. Nemmeno io. Va bene. Ok. Forse è meglio che te lo mostri. Mio padre mi ha dato questo catalogo, in caso gli fosse successo qualcosa. Dopo l'altra sera l'ho aperto. Gli oggetti in queste immagini valgono circa 2 milioni di dollari. Non è stato toccato niente, a parte questo artefatto. È l'unico che non trovo. E perché non l'hai detto a nessuno? Questi oggetti non sono stati importati legalmente. Tuo padre era un trafficante. Tu non ti rendi conto. Uno come te non può capire. Non voglio che qualcuno lo venga a sapere, né la polizia, né chiunque altro al mondo. Perché io non voglio che la gente lo ricordi soltanto per questo. Era mio padre. Cosa c'è? Spegni le luci. Andiamo! Forza! Da questa parte! Razzo al magnesio. Brucia con l'intensità del sole, ma mi fermerà soltanto per un po'. No, io voglio sapere perché mi hai usato come un'esca. Senti, sei viva. Preso in pieno. Ma si può sapere che sta succedendo? Guardati intorno, guardali bene. Pensi che siano tutti come te, ma non è così. Qualcuno di loro è un impostore, un morto vivente. I mostri di cui leggevi da piccola sono reali e sono qui. Lupi mannari, vampiri, sono dappertutto. Si nascondono, sopravvivono. E la chiave della loro sopravvivenza è che nessuno di noi sappia che esistono. È per questo che New Orleans è la loro Mecca. Dove altro ti nascondi se sei una creatura della notte? E tu come lo sai tutto questo? C'era un patto fra i non morti. Nominare un singolo umano come ispettore imparziale. Un investigatore. Qualcuno di cui si potessero fidare per proteggersi da se stessi quando uno di loro infrangeva le regole. Un tempo si fidavano di me. Ho mantenuto il segreto. Cosa è successo poi? Ho pagato un prezzo. Il morso di Mara era simile a quello che aveva ucciso Marcus, ma dovevo esserne certo. Perché siamo all'obitorio? Dobbiamo controllare una cosa. Resta qui. Va bene. Allora se arriva un vampiro famelico mi metto a urlare.
Sì, sì, è fresco. Te l'ho detto, è qui solo da 3 ore. Sì, non lo so, che ne so. Phil, quanto sarà grosso? Una 75, una settantina di chili. Sì, è una medium. Mi dispiace, lo so che ti servono le large, ma non è un mio problema. Ehi, il pubblico non è ammesso qui. Cazzo, è Dylan. Phil, Cecil. Dylan, è un piacere, davvero. È un piacere vederti, amico. Pensavo che fossi andato in pensione. Devo solo vedere un cadavere. È entrato stamattina. Marcus Degler. Sì, no, non saprei. Ah, ok, sì, il ragazzo. Ti devo fare complimenti perché tu, amico mio, hai un occhio eccellente perché questo ragazzo si è davvero preso cura di sé. È soffice come una verginella. Sì, mi piace. Ma che era, un vegetariano? Eccolo qui. Oh, sì, così. Il morso è uguale. Ehi, il braccio sinistro dov'è? Te l'avevo detto! Lo sapevo che sarebbe tornato! Sì, grazie, ottimo! Di che sta parlando? Perché sono congelato? Dove sono? Che succede? Prima la buona notizia o quella cattiva prima? No, la buona. No, la cattiva! Ok, beh, la cattiva è che sei morto. Guardalo! Sì. Sei buffo, è buffo. Allora, qual è la buona notizia? È che la tua condizione è gestibile. No, un momento. Aspettate un attimo. È un incubo. È un incubo, sto dormendo adesso. Marcus, non... E tu sei perfetto, ma guardati! Ti riesco anche a sentire, ma pensa che strano. Marcus. No, Marcus, fidati che c'è. Sei snello, slanciato, lavato e stirato. Bello, come vorrei che fosse così. Marcus, non è un incubo. Io penso di sì. Io penso di sì. Oh no! Oh no! Uh-huh. Che cos'è? Che cos'è quello? Che cos'è? Più che altro il tuo intestino grasso. Dylan, ma mi hanno fatto un'operazione veramente di merda! Come lo mettiamo a posto? Mi verrà un'infezione! Non ti devi più preoccupare per queste cose. Ora sei un morto vivente. Sì, la ficata di essere un morto vivente? Non devi fare più jogging? Picchia qui. No. Com'è successo? Beh, dall'apparenza direi che sei stato morso da uno zombie. Basta una mela marcia per rovinare la reputazione a tutto il mucchio. Ehi, sai una cosa? Quei mangiauomini non sono come noi. Insomma, sono grossi e muscolosi e sono tanto incazzati. Immagina Mike Tyson, dopo che l'hai sfottuto per la lisca e per il tatuaggio tribale sul viso. È l'unico modo per convivere coi respiranti. Bravo. Noi non li mangiamo e loro non ci staccano la testa. Finora ha funzionato piuttosto bene. Tutto a posto, fratellino? Cos'è? Cos'è successo al mio braccio? Cos'è successo al mio... Marcus! Marcus non era in forma e dovevo scoprire perché i non morti si erano dati a questa carneficina. Per fortuna c'era la bottega anatomica di Bigal, dove... ora vedrete. Bottega anatomica? Che facciamo qui? Devo vedere un mio vecchio informatore. Dove credete di andare? Siamo chiusi. Togliti di mezzo, o servirà anche a te un bel lavoretto anatomico. Grazie. Qualunque cosa, non urlare. Ok. Che stanno facendo qui dentro? È un body shop. Gli zombie arrivano da tutto il sud-est per trovare pezzi di ricambio. Ma ci scono alla svelta. Sì,
È l'outlet degli zombie? Una specie di riciclo. No, non li pescono i fossati. Sono più freschi di quello che tua mamma ha tra le... Ti devo richiamare più tardi. Per mille palle, Marci. Dylan. Bigal, come va il business dei ricambi? Senti, giovanotto, non so esattamente come fare a dirtelo, ma la voce che gira è che tu hai fatto, una strage qualche annetto fa. Che c'è? Mi devo preoccupare? Tranquillo. Ho solo dato un passaggio a un lavoretto. Di al gobbo che è nel bagagliaio della macchina. Chi è la tua amica? Ha dei bellissimi pezzi di ricambio. È una cliente. Allora, ho avuto uno scambio con i Purosangue stasera. Oh sì, davvero? Wow! Non sarà stata una rimpatriata. Chi è la loro superstar adesso? Vargas. Ora gestisce lui il Corpus House. È il verme che spaccia sangue di vampiro ai civili? Sì, immagino che lo spaccio cominci a rendere bene. Si è fatto un ufficio ai piani alti adesso. Insomma, specialmente da quando la vecchia dirigenza dei Purosangue è stata spedita tra i verdi pascoli. Se dovessi indovinare, direi che è stato lui a spargere la voce che tu sei il Venator di cui tutti parlano, mi sono capito. C'è un Venator in giro? Sì. Che cos'è un Venator? È latino, sta per Venator Monstrorum, cacciatore di mostri. Un mucchio di religiosi scalmanati che si aggirano con proiettili d'argento, picchetti di legno e acqua santa. Accidenti. Pensavamo fosse acqua passata. Ma di recente... Di recente cosa? Qualche non morto sparito nel nulla, quella. Qualche mormorio. Niente di sicuro. Beh, certo. Sei davvero fuori dal giro ormai. E non è che tu ci guadagni qualcosa da tutto questo, vero, Al? Mi stai offendendo. Tu lo sai che la mia è un'operazione pulita e io non vendo carne marcia. Right. Beh, tieni le orecchie bene aperte. Se senti qualcosa che dovrei sapere, chiamami. Beh, va bene, ok. Ma attenzione, Dylan, hai capito? E accetta un consiglio. Sta lontano dal Corpus House. Ho una cattiva notizia, Lorca. L'informatore di Bigal ha visto uno dei nostri Purosangue scappare da dove è morta quella sporca lupa. Hai una vaga idea dei guai che potresti tirarci addosso, no? Di quello che c'è in gioco per noi? Abbiamo aspettato centinaia di anni. Guardami! Centinaia! Per non doverci più nascondere. Per rivendicare il posto che ci spetta in cima alla catena alimentare. Per smetterla di vivere, nutrendoci di avanzi degli umani come una banda di miseri scarafaggi vaganti. No! Mai più! La razza umana è superata, amici. Ora, di che abbiamo bisogno? È semplice. Del cuore di Belial. Ma il nostro Lorca non solo non è riuscito a trovarlo, ma ci ha anche esposti al rischio di farci scoprire. Da Dylan. Non serve che ti spieghi cosa vuol dire per un vampiro essere sepolto vivo, giusto? La claustrofobia, gli insetti, i vermi che ti mangiano gli occhi e il cervello. Eppure non puoi mai morire. Non è colpa mia, non sono riuscito a trovarlo. Ah, Lorca, vorrei poterti credere, lo vorrei davvero. Sai che facciamo? Ti darò un po' di tempo per rifletterci, ok? Diciamo 20 anni, ok? Ok, Vargas. Ok. Vargas! No, Vargas! Vargas! No! Prego! Sicura di aver capito. È come se tu stessi dicendo che gli acchiappamostri sono i cattivi adesso, che non ha alcun senso, perché da quando invece i mostri sono diventati i buoni? Dipende sempre da chi pensi che siano i mostri. Dove diavolo mi trovo? Cos'è questa puzza? Sei tu. Oh, mamma.
Oh mio Dio, che succede al mio braccio? Ma Dylan, cos'è questa cosa marrone? Che roba è? Tranquillo, è provvisorio. Provvisorio? Sì, avevano finito le braccia bianche della tua misura. Avevano finito le... Ma lo senti quello che stai dicendo? Oh, braccio marrone! E poi, io non sono sposato. Marcus, tu sei uno zombie. Ascolta bene. L'ammoniaca è il tuo nuovo deodorante. Lo smacchiatore rimpiazza il sapone. Il pulivetro è contro l'ingiallimento del bulbo. E la candeggina è per i denti. È la tua nuova cura di bellezza. E non puoi saltare un giorno. Sei un tipo divertente. Sei un tipo divertente. È da anni che te lo dico, è solo che sei sempre serio. Non fame. Marcus, no, non lo puoi mangiare. Oh. Marcus, sto cercando di aiutarti. Dimmi una cosa, mangio, ho già iniziato e sono deliziosi. Perciò dici un sacco di cazzate. Me lo sto proprio godendo. Oh. Marcus, ecco la dieta degli zombie. Sono a posto. Sto bene. Mi daresti solo uno strappo a una clinica per farmi una puntura di vitamina B12 o qualcosa che abbia lo stesso effetto? Magari mi farà sentire... Non abbiamo tempo. Vuoi che ti mostri ancora il tuo intestino? Sei uno zombie adesso. O mangi questo o mangi carne di umani vivi. Sai quella sensazione di fame? Continuerà a peggiorare se non mangi. Poi marcisci e muori. Io credo che mi sentirò male. Ok, facciamo così. Io non me li mangio, quelli. E facciamo finta che non me l'hai detto perché fa troppo schifo. I ghoul. Oh mio Dio! I ghoul! E questi ghoul chi sarebbero? Apri un finestrino, per favore. Oh, carina, giochi col morto. Siamo tutti comici qui. Oh, cazzo. È che c'è una puzza insopportabile. Forse sei tu, magari puzzi? Ci hai mai pensato? I ghoul sono umani drogati di sangue di vampiro. Da una forza incredibile a una giovinezza eterna. Come i vampiri. Solo che non l'ho mai visto andare tanto di moda. Queste cazzate le inventi al momento, giusto? Riportala in ufficio, non è al sicuro qui. Beh, e tu invece? Io me la caverò. Se non mi rivedete tra un'ora, lanciate un allarme bomba. Oh! C'era un solo modo per entrare al Corpus House se non eri un vampiro. Ed era da ghoul drogato del loro sangue. Per fortuna conoscevo il gioco. Mi servivano solo delle prove. Benvenuto al Corpus House. L'ultima pista era il ragazzo vampiro sparito a casa di Mara. Avevo dato fondo alle mie opzioni. Anzi, loro se l'erano data a gambe. Sto cercando un mio amico, forse mi puoi aiutare. È un puro sangue, ha circa 1,70, più o meno 20 anni. Secco. Assomiglia vagamente a un gatto spelacchiato. Niente, grazie tante, sei un angelo. Ti vogliono di sopra. Se non volessi andarci? Allora possiamo giocare a squash con le tue palle. E io che pensavo di andare in bianco stasera. Sai bene di che parlo. Ti ho visto giù con quel piccolo. Oh, ma guarda chi c'è! Come andiamo, Dylan? Benvenuto al Corpus House. No, scusami. Bentornato. Siediti, rilassati. Ti offro da bere. Uno shot. Non fare così. È maleducazione. So che tu e questo locale avete dei precedenti, ma come vedi, non vorrei guai al momento. Davvero? Allora perché dicono che tu spargi la voce che sono un cacciatore di mostri? Ma stai scherzando? Dopo quello che hai fatto? Oh, andiamo, il mio solo rimpianto è che, e l'ho detto agli amici, volevo mandarti un cesto di frutta. No, dico sul serio, se tu non avessi ucciso tutti gli anziani che comandavano,
Avrei dovuto fare almeno un altro secolo di gavetta prima di prendere in mano le redini qui. E adesso guardami. Sono il re del mondo. Ah! Quindi grazie, amico. Amico, se siamo così amici, allora puoi dirmi perché uno dei tuoi ha ucciso un lupo mannaro e altri volevano uccidere una mia cliente? Perché? Oh, mi dispiace tanto. Ma no, non è stato uno dei miei ragazzi. Quindi non ti secca se do un'occhiata in giro. Sai, in nome dei vecchi tempi. Il padrone di un locale non può consentirlo a nessuno. Non stavo chiedendo il tuo permesso. Guardati intorno, ragazzino. Le cose sono cambiate. Non abbiamo più bisogno di te. Quindi accetta un consiglio amichevole. Torna a spiare nei motel o quello che ti sei messo a fare adesso. E lasciami promuovere la mia razza. Ci sei dentro fino al collo. E quando riuscirò a provarlo, tornerò a trovarti. Ma la prossima volta non sarò così buono. Come dico sempre, il segreto di una buona indagine, una botta di fortuna. Che problema hai? Starei attento se fossi te. Sono pallottole di legno. Theodore Cuff, Avenue C 114. Qual è il tuo nome da puro sangue, Theodore? Slake. Raccontami di Mara Sisnos. Io non ti racconto proprio niente. Da quanto ti hanno morso, Teddy? Sembra che tu sia eterno da non più di 10 anni. Sarebbe un vero peccato morire così presto. Mordimelo. Perché hai ucciso Mara? E perché i puro sangue la inseguivano? Se tu mi uccidi, non lo troverai mai. Sono l'unico a sapere dove si trova. Di che stai parlando? Di questo? Che cos'è? Brutta mossa, Teddy. Una brutta mossa. Mettilo subito giù! Proprio quello che ci voleva. Uno zombie mangia uomini di 2,20 metri. Il che mi fa pensare, esistono ancora degli umani a New Orleans. Ma davvero non lo sai cos'è successo tra Dylan e quei vampiri? No, non ne parla molto spesso. Credo che abbia a che fare con la sua fidanzata di qualche anno fa. L'ha lasciato? No, non esattamente, lei... Ma che schifo, hai un aspetto orribile. Grazie, pupa. Abbiamo una pista, si va tra mezz'ora. Aspetta, cosa? No, lei no. Sono quasi morto stasera, voglio che tu sia al sicuro. Scusa, ma come? E perché io vengo? Perché tu sei già morto. Io sono già morto? Oh, ma che mostro! Ma che hai fatto? Sembro la puttana cadavere! Peccato, alla fine Slake era un vicolo cieco. Cieco e morto. Ma almeno la sua patente mi aveva guidato al suo tugurio. Speravo di trovare la croce, o almeno un indizio. Sì, così, rivoltagli la casa, bravo. Perché tanto sai, Slake non se la prenderà. Oh, porca. Non sapevo che l'Apple facesse le bare. Ehi, pensavo che i vampiri non impressionassero la pellicola. No, non si riflettono negli specchi, in foto vengono bene. Fa vedere. È
Mara, il mannaro morto. Usciva con un vampiro. Questa è nuova. Dobbiamo andare al funerale. Ah. Non hai ancora mangiato, vero? Magari è solo influenza. Potrebbe essere una forte influenza. E se fossi malato, Dylan? Perché sono certo che l'assicurazione non lo coprirà. Sei tu che mi devi curare. Va bene, sono quasi sicuro che la mia polizza non preveda un risarcimento zombie. D'accordo, tu devi occuparti... Marcos, tu sei morto. Dunque puoi piangerti addosso e lasciarti andare a una morte lenta e triste. Oppure puoi definirti come preferisci. Ma io non posso decidere per te. Non dovevi mica spararmi! Andare a trovare Gabriel al funerale di sua figlia era già un po' azzardato, ma accusare lei e il suo ragazzo vampiro di omicidio poteva sembrare quantomeno uno sgarbo. O Gabriel mi avrebbe detto tutto, o mi avrebbe ammazzato. Forse entrambe le cose. Dicono che se vivi abbastanza a lungo, alla fine hai visto tutto. Ma questa esperienza... me la sarei volentieri risparmiata. Mi dispiace per Mara, Gabriel. Sinceramente. Ma devo sapere. Quel piccolo vampiro è venuto a scongiurarmi di salvargli la vita, raccontandomi la verità sulla sua relazione con Mara. Tutto. Non è lui che ha ucciso mia figlia. Gabriel, ci conosciamo da tanto tempo. Che cos'è che vuoi nascondermi? Che cosa c'entra con questo? Non sapevo che l'avrebbero fatto. L'idealismo della gioventù, suppongo. Quei due pensavano di poter portare la pace dopo secoli di guerra rubando un giocattolo. Non immaginavano che avrebbe risvegliato una bestia addormentata. Così tanto sangue versato e per cosa? Aspetta, di che bestia stai... È una faccenda che riguarda noi, non te. È troppo tardi. Ci sono dentro ormai. Quando arriverò fino in fondo qualcuno la pagherà. Spero che non sarai tu. Anche Gabriel era un vicolo cieco. O forse non voleva che facessi la fine di sua figlia. Che stai facendo? Io volevo solo... Lei è molto bella, davvero. Lo era. Cos'è successo? Non sei obbligato a dirmelo. Pensavo che magari ne avessi voglia. Entrando ho capito che c'era qualcosa che non andava. Quella notte l'appartamento era molto più freddo. Sono andato subito al Corpus House, ero sicuro che fosse tutta colpa loro. E quando l'ho vista stesa lì per terra, sono impazzito. Niente mi avrebbe fermato finché non avessero pagato. E hanno pagato. Tutti. Hanno tolto a tutti e due una cosa molto preziosa.
3 cheeseburger deluxe con formaggio ed extra bacon, con funghi, peperoni piccanti e cipolle, patatina al formaggio fuso, dei polletti fritti e una diet coke. Sì, sì, ho capito. Ehi, Tommy, fammi un numero 9. Numero, cos'è un numero 9? Esattamente, amico, esattamente. Numero 9, pronto. Che roba è? Non è quello che ho ordinato. Un verme burger, una larva salad, un bicchiere di olio lubrificante caldo alla spina e in omaggio un vero hot dog. Perché c'è un hot dog? No, gli hot dog no! Un hot dog no! È così disgustoso! Hai idea di quanti orribili hot dog ho dovuto mangiare da bambino? Sai una cosa? Io non lo mangio, non ce la posso fare. Te lo scordi, te lo scordi! Perché non prendi le tue orrende cataratte, la tua strana faccia, la pustola e le tue gengive sanguinanti e l'alito di merda e vai a suicidarti con un po' di dignità, come intendo fare io. Buona giornata, signori. Non dovresti trattarlo in quel modo. Anche lui è una persona, sai? Sai che c'è, tesoro, non credo che tu sappia di cosa stai parlando, sì. Ok? Io penso di sì, invece. Tieni. Oh, no, è una di quelle robe religiose. Lo devi leggere. Morti, ma vivi alla grande. Cos'è, un gruppo di sostegno per zombie? Ah, e devi assolutamente venire. Siamo tanti amici che si riuniscono per parlare. Fidati di me. Ti aiuta da morire. Mi servivano delle risposte da un vecchio amico, un vecchissimo amico. Borelli era matto dalle gare, ma vorrei vedere voi a 800 anni. Borelli, qui Dagis. Non male, mecum agitur, o bone. Mi sei sempre piaciuto, Dylan. Sermo latinus tuus deterior factus est. Sì, sì, facile dictu, vespertiglioni spectro. Ah, la vita è sprecata dai mortali. E con le donne come va? Non cambi mai, eh? Guardami, sono da secoli su questa terra e ancora non trovo una moglie che viva più di 98 anni. Un bel giovane come te, ne troverai un'altra. Sì, beh, non come Cassandra. Lo so, è proprio vero. TBS. Ma guarda il purgatorio. Mi riporta indietro di tanti anni. Dante. Ti confido un segreto. Quell'uomo alzava il gomito. Allora, a cosa devo questo onore? Che mi sai dire di questo? Non è nulla, vecchia storia di fantasmi. Borelli, lo devo sapere. Sono morti in tanti a causa sua. Che cos'è? Non devi raccontare a nessuno che te l'ho detto io. Intesi? Chiamato il cuore di Belial. Era sparito e non se n'è saputo più niente per secoli. 5.000 anni or sono Belial si aggirava per il mondo. Era il più potente dei demoni, ha portato morte e oscurità in ogni parte della terra. Questo oggetto è stato chiamato il cuore di Belial perché al suo interno c'è il sangue di Belial. Belial non può essere distrutto, ma la sua essenza può essere imprigionata. La leggenda dice che in una notte di luna piena Belial può essere creato di nuovo. Tutto ciò che serve è il cuore e un ricevente. Un ricevente? Un corpo che lo ospiti, uno dei non morti.
Il cuore di Belial inietta il sangue nel ricevente. Una volta che questo accade, il ricevente è condannato. Belial torna a vivere e obbedisce soltanto al suo creatore. Ciò che il creatore odia, Belial lo odia. Quello che il creatore vuole distruggere, Belial lo distrugge. Ma per uccidere Belial si deve prima uccidere il suo padrone. È come si può dire, una relazione simbiotica indissolubile. Le loro anime sono condannate a restare legate per sempre. Ottimo. Dylan, 400 anni fa il cuore è stato rubato. Questo simbolo è il cimiero dell'ultima grande famiglia di Venatores Monstrorum. Hanno trovato il cuore e hanno deciso di usarlo per fare fuori tutti i non morti. Ma i cacciatori stessi furono massacrati prima di poterlo usare. La leggenda dice che è stato affidato a una famiglia di lupi mannari il compito di custodire il cuore nei secoli e di mantenere il suo segreto. Gabriel. Ho dato appuntamento a Marcos da Cisnos. Speravo che Gabriel non si sarebbe immischiato, ma il mio quinto senso e mezzo mi diceva che non sarebbe finita bene. Com'è andata? Oh mio Dio, è così brutta. No, peggio. Cerca gli altri, presto. Gabriel. Non c'è molto tempo. Ti prego, di loro che Slake mi aveva confessato che il cuore... Dila, non c'è nessuno. Cosa l'ha ridotto in quel modo? La stessa che ha ucciso te, Mara. Aspetta, lo zombie, quel grosso zombie. Sclavi. Devo controllare una cosa. Chiama Wolfgang e non farti trovare qui quando arriva. Sì. Ciao, non so bene cosa dire. Suppongo sono, diciamo, Marcus. E sono... Sono morto. Ciao a tutti. Allora, sì, è stato un po', come dire, difficile adattarsi. Sapete, l'odore, la dieta, tutta questa storia dei pezzi che ti si staccano di dosso. Sì. È così, sì, lui sa di cosa parlo. Vedrai sì. Che ti ci abitui. No, non credo. Ma al momento ho un enorme problema, ok? Sto cercando uno zombie, sto cercando un gigantesco zombie. Ed è più grosso e più forte di qualunque cosa che abbia mai visto. Ed è un feroce assassino. Noi pensavamo che fossero solo delle voci. Dicono che vive nella centrale elettrica abbandonata, fuori città. Laggiù, nella zona proibita. Marcus, però devi stare attento. Credimi, non c'è spazio per gli eroi nel mondo degli zombie. Fidati di me. Noi discendiamo da una lunga e orgogliosa stirpe di cacasotto. Marcus! Se non mi rivedete tra un'ora, lanciate un'allarme bomba. Ehi! Non sai veramente altro su questo? No, so solo che l'hanno rubato a mio padre. Certo, beh... Non era mai stato suo, comunque. Insomma, apparteneva ai licantropi. Tuo padre doveva sapere che non era solo un dannato cimelio. Mara ha ucciso tuo padre per riprenderlo. Ed è... Ma tu hai detto che c'erano i vampiri dietro questa storia. Non esattamente. Mara ha dato il cuore al suo ragazzo vampiro, Slake, che l'ha nascosto. E quando Mara è stata uccisa, lui ha rivelato dov'era all'unico di cui si fidava. Gabriel. Ora tutti e tre sono morti. Il nome Sclavi ti fa pensare a qualcosa? No. Stavo puntando il dito su Gabriel, il mio più vecchio amico.
un uomo d'onore. E ora è morto. Eticamente scorretto? Sì, può darsi. Ma mica gliel'avrei messo sul conto. Sapevo che Elizabeth era ancora in pericolo. Essere coinvolti in un mondo a cui non appartieni non è naturale. Ne ero pienamente consapevole una volta. E lo era anche Cassandra. Buongiorno. Buongiorno. Questo è un talismano. Finché lo porterai, i vampiri non potranno toccarti. Sarai al sicuro. Grazie. Dylan, non crederai alle tue orecchie quando saprai. Ehi, Marcus! Ciao, Elizabeth. Non cred... Avrei dovuto bussare. E che non pensavo che voi due... Me ne vado. Suppongo che potremo parlare di dove si trova lo zombie mangia uomini quando avrete finito di... pistonare. Vado. Marcus. Io mi dispiace, scusate. Marcus, torna qui, Marcus. Allora, tu ed Elizabeth, eh? È fantastico. Sembra molto dolce, e lei ti piace, tu piaci a lei, perfetto. Bisogna andare avanti, insomma, state un po' insieme e poi devi seguire quello che il cuore... Sta zitto, o ti sparo di nuovo. Lo zombie gigante era la chiave, ma non sapevo come c'entrasse in tutto questo. Questo posto è un labirinto, tu ti ci sai orientare? Sì, abbastanza, c'ero già stato per lavoro. Gli zombie l'hanno trasformato in colonia penale anni fa. Ci mandano i soggetti che diventano troppo pericolosi o troppo putrefatti. Solo i più forti sopravvivono. Gli altri vengono mangiati. Come? Gli altri vengono mangiati? Ma perché ci sono degli zombie cannibali? Abbassati. Cosa? Abbassati. Ma chi erano quelli? Zombironi. Scaccia zombie. Carino. Scusa. Forza, dobbiamo andare. Oh mio Dio. Aspetta, Dylan. Se io... Se mai diventassi così, tu... Tranquillo. Ti sistemo io. Ah, mi sistemi tu. Bene, fantastico. Grazie, dottor Morte. Sembra che non ci siano zombie qua giù, è un buon segno, giusto? Non proprio. In genere è più affollato di un centro commerciale coi saldi. Se non ci sono zombie è perché hanno paura di qualcosa. Grande! Io vado giù. Stai andando... Vai lì giù con tutti quei teschi e le ossa e gli zombie cannibali. Ok, io rimango qui. Sto di guardia perché non sono impazzito. Per ora. Un mangia uomini, di certo. Che cosa stai guardando? Sangue di vampiro dal Corpus Haus. Qualcuno lo sta controllando. Dylan! Stai bene? Fate passare!
Sei il mio eroe. Che sono quelli? Proiettili di legno. Ma dai, a che ti servono? Pensaci bene. Chi ha avuto la possibilità di sapere tutto del cuore? Chi mi segue sempre fin da quando ho accettato il caso? E chi ha tutto da guadagnare eliminando la razza dei non morti? Tiro a indovinare, uno a cui non piacciono i proiettili di legno? Vargas è coinvolto dall'inizio. Vargas. Allora qual è il piano? Nessun piano, solo pistole più grandi. Apri quelle. Dylan, dimmi qual è il tuo problema. Il mio problema? Te l'ho detto che ci rivedevamo. Che c'è? Non ti piace il sole? Forse mi puoi dare una mano. Dov'è il cuore? Come? Ma di che stai parlando? Non so di che parli. No, sbagliato, succhiasangue. Lo stai uccidendo! Lo so. Ok! Ok! Ok, basta! Ok, sì. Ho incaricato i miei uomini di cercare il cuore. Ma è naturale. Il fatto è che è una bomba atomica, capisci? Chiunque controlli Belial controlla il mondo. Chi è Sclavi? Sclavi? Come sarebbe sclavi? Ok, scherzavo. Sclavi, ok. Sclavi è un vampiro, uno degli anziani che ha costruito il Corpus House, va bene? Dove posso trovarlo? È un dormiente, ma perché ti interessa? Ok, basta che mi lasci in pace. Ho il polso su tutte le lenzuola. Ok! Dovresti prendere della vitamina E. Torneremo fra un pochino. E anche un po' di aloe! Abbiamo mezz'ora prima del tramonto, sbrighiamoci. Dove stiamo andando? Ha detto che Sclavi era un dormiente. È qui che i vampiri tengono gli antenati. Una sorta di casa di riposo. In uno squallido cantiere navale? Tu ci avresti pensato a guardare qui. Che sono tutti quegli strani simboli? I gruppi sanguigni dei vampiri. Ogni famiglia ha il suo gruppo. Cos'è? Sangue di vampiro. Lo sapevo.
Clavi, ci siamo. Oh, il cuore. Oh, mamma mia. Sembra mio nonno al ballo. Che paura. Shh. Stanno dormendo. Scusa. Oddio. Non lo tocco quello lì, è scherzi, spero. Ha una presa mortale, letteralmente. Tu hai le braccia di scorta. Sì, e uno l'abbiamo cambiato. Adesso mi piace, mi ci sono affezionato. D'accordo. Sei un investigatore, vai, prendilo. Stai attento quando lo fai, dolcemente, d'accordo? Sì. È come lo Shanghai, ok? Zitto. Te lo dico, non lo saprai mai. Oh. Io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare. Mi sa che sto perdendo qualche liquido. Oh. Per essere uno che pensa di essere abbastanza sveglio, mi prendo veramente una montagna di botte. Giù da ballerino. Cari fratelli, siamo qui riuniti stanotte per porgere il nostro ultimo saluto a Dylan. Un respirante che non ha avuto il buon senso di restarsene col culo in pensione. Non interrompere il tuo elogio funebre. Ci tengo a dirvi che era da un bel pezzo che lo preparavo, ma gli avvenimenti recenti hanno superato la mia modesta orazione. Amici, che cosa posso mai dire di un uomo che non solo ha eliminato tutta la mia concorrenza al Corpus House e all'improvviso mi ha cambiato la vita, ma che ci ha anche portato... Scusate, me l'ho ripromesso di non piangere. Che ci ha anche portato qui il cuore di Belial. Insomma, certo, abbiamo avuto dei momenti difficili, degli alti e bassi, ma il tempo guarisce la maggior parte delle ferite. E se il resto della tua vita non fosse deplorevolmente breve, vedresti che io guarisco molto rapidamente. Lasciami andare. Oh, avevo dimenticato, amo anche le sorprese. Portatela su. Indovina chi abbiamo trovato nel tuo fetido ufficio. Vieni qui. Andiamo. Ta-da! Dylan Hot Dog, tu, Tom Verde Fan. Ma come fai a trovare sempre le più carine? Giuro che... se non mi servisse un ricevente per tramutarlo in Belial, sarebbe... tu, tesoro, saresti una sensuale aggiunta al mio harem. Vuoi fare qualche giochetto, eh? Allontanati, va? Su, portatela via. Sai, questa ragazza mi ricorda un po'... Cassandra. Giusto? Sì, sapevo che ci stavi pensando. Ah, quanto ha lottato, sì. E sai una cosa? Questo ha reso il gusto del suo sangue leggermente più dolce. Oh, piano, cerca di calmarti. Andiamo, come altro potevo liberarmi di tutti quei vecchi bastardi? Hai fatto il lavoro per me, grilletto facile. Incredibile. Voi umani siete talmente prevedibili. Tiri un filo, si muove una gamba. Tiri un altro, spunta una pistola. Patetici. Io ti ammazzo. Ok. Prima io. Vargas! Questo è un brutto contrattempo. Dylan, mi sento come un po' shakerato. Dylan, dove cavolo siamo? Dove siamo? In una cripta. Siamo
In una cripta? Che ci facciamo in una cripta? Mi prendi in giro? Dylan! Dylan! Oh mio Dio, devo chiamare qualcuno. Sta tranquillo, non ti agitare, va bene? Tu sta calmo, sta calmo! No, basta. Pronto intervento, 40%. Ok. Pronto? Pronto? Sì, sì, siamo intrappolati in una cripta. Siamo in una cripta e non so dove si trovi. Ma è tutto buio, fa freddo e c'è puzza di merda. E sono qui sotto col mio amico. Lui non sa dove ci troviamo e ha tanta paura. Ha tanta paura e io sto cercando di tranquillizzare. Mi dispiace, non l'effetto più. Non mi sente? Bene. Copertura garantita, sì, il mio culo immortale. Dila, Dila. Marcus. No. Marcus. Che c'è? Sta zitto, ti prego. Senti, sto solo cercando di pensare, va bene? Che c'è? Che cosa c'è? Pochi lo sanno, ma gli zombie sono degli eccellenti scavatori. Stai subdolamente insinuando che dovrei scavare un'uscita dalla terrificante cripta? Tombola. No, 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 neanche per sogno, no, ehi, ehi, old man. Old man, no, te lo puoi scordare. No, 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 no. Dylan, no. Io ti odio. Dio, non è male. Marcus. Chi è che ti risolve i casi ora, eh? Non male per uno zombie. Dannazione. Che c'è? Non portava il mio talismano. La salveremo, stiamo andando da lei, manca poco. Non è per lei che mi preoccupo. Che ti succede, Pulcino? Perché quella faccia? Non ti preoccupare, non ti ucciderò. Anzi, a dir la verità, tu vivrai per sempre. Sì, se la leggenda di Belial è vera, magari vivrai più a lungo di me. Ma non prima che tu abbia portato ogni razza dei non morti in ginocchio ai miei piedi. Chi lo sa? Forse anche i vivi. Oh sì, ti facciamo diventare una di noi, anche se per poco tempo. Solo un non morto può diventare Belial, lo so. Non le ho fatte io le regole. Ti devo confessare una cosa. Penso che mi piacerà molto farti questo. Mors tua, vita mea. Come, scusa? È un antico motto di famiglia. Significa, la tua morte è la mia vita. Sexy. Elizabeth fin dall'inizio. Era lei che controllava lo zombie coi tatuaggi. Ed era lei che doveva uccidere Gabriel, Slake e te. Tutti quanti. Lo sapevo. È un venato, come suo padre. Ehi, mi serve una pistola. Dovrei avere una pistola, giusto? Sembra che voglia compiere il destino di famiglia. Chiama Wolfgang. Digli di portare la cavalleria. Andiamo.
Perché, Elizabeth? Sapevo che eri l'unico che poteva trovare il cuore, Dylan. Tu dovresti essere il primo a capire quello che voglio fare. Dovresti capire perché. Oh, l'ho capito bene. Ma questa vendetta, o quello che è, non è la soluzione. Non ha niente a che fare con l'assassinio di mio padre. È una missione molto più grande. Noi siamo i buoni. Anche se massacrate migliaia di non morti innocenti? No. Ti stai sbagliando, Elizabeth. Siamo noi i buoni. Sei tu il mostro. Vorrei tanto che tu potessi capire. No, non farlo! Zombie Power Bionda. I nostri nemici sono i mostri fuori da queste mura, non qui! Vaita, Batnaru, Ferruk Akna! Io sono il tuo padrone! Mata! Thank you.
cosa abbiamo qui? La chiappa mostri è nei guai. Pensi di poterci eliminare tutti col tuo cucciolone? Sai una cosa, porcellina? Siamo ancora qui. E ora è arrivato il tempo di morire. Pensare al mio aumento. Ottimo lavoro, Dylan. Sono morti in tanti per questo. Ho bisogno di qualcuno che lo custodisca. Mi dispiace per tuo padre. Era un bravo uomo. Ah, ci vuole molto di più per uccidere mio padre. Perché non ci vieni a trovare quando vuoi? Ma stavolta lascia a casa l'argento. Sì. Andiamo. Sì, stai bene? Sei cadaverico. La prossima volta li scelgo io i clienti, ok? Ehi, è come se sento qualcosa nell'occhio. Ho qualcosa agli occhi? No. A posto? Sì. Non lo so, mi sento strano. Chiama un taxi. Ok, tieni. Falle e basta, ti prego, grazie. Aspetta, te lo butto io, lascialo, faccio io. No, fermo. Ho deciso di conservarlo ancora un po', in effetti io devo fare delle copie per il mio socio. Ok, me ne occupo io? Certo. Ci penso subito. Aspetta, il mio socio, non ci credo. Dylan, hai appena detto il mio socio. Insomma, per socio presumo che parliamo, ovviamente, stai parlando di me. Oh, man! Oh, ma è fantastico! Scusa, non volevo, so che ti fa male. Scusami. Oh, se ora avessi un altro braccio ti stringerei forte. Sì, poi te lo prenderemo, un nuovo braccio. E degli occhi freschi. Sai una cosa? Questo braccio ormai gli voglio bene, sa di Old Spice. Mi ricorda mio padre. Aspetta, occhi freschi. Ma di che parli? Niente, poi vedrai. Ti compro un bel hot dog. No! Ho mangiato un verme stasera, non era male. Anzi, guarda, dovresti provare. In the morning, girlfriend, you know you will have known me. And high on a hilltop, up on a hot rock, you own me. You got the right.
lights and step and shake or come on, let's get our wheels on. But you give me pause. You've been looking so hard, so hard, so hard, baby. You've been looking so hard, yeah. You've been looking so hard, so hard, so hard, baby. You better play your card, yeah. Most people got direction, know how to feel the way. But you've been making me blind, making me blind, making me blind. I have to walk far because you parked me on the wrong side of the yard. Hey, no more driving for you. You've been looking so hard, so hard, so hard, baby. You're gonna drive on through. Yeah, no more driving for you. Hey, you've been looking so hard, so hard, so hard, girl. Buzz.